Siamo una coppia che non ci saremmo mai aspettata di fare viaggio e di avere questa famiglia che oggi abbiamo. Abbiamo fatto tanti anni di fidanzamento, ci siamo sposati e quindi, come tutte le coppie, abbiamo cercato di avere un figlio che non è arrivato, o meglio, è arrivato dopo. E, prima di partire per questo viaggio che poi ha dato vita alla nostra famiglia, abbiamo fatto tutte le cose possibili e immaginabili per avere un figlio naturale, per partorire un figlio. Siamo andati persino all'estero, tra l'altro noi veniamo da una cultura fuori dalla Chiesa Cattolica, cioè nel senso non eravamo mai molto vicini alla Chiesa. Ci siamo poi avvicinati dopo per quello, insomma, tutto per quello che ci è successo. E niente, quindi cliniche, cure, sottocure, siamo stati un mese quasi in Turchia per fare delle fecondazioni assistite che qua non erano permesse, e fino a che il 28 agosto del 2007 finalmente questo benedetto feto aveva attecchito, quindi siamo rientrati in Italia con questo pancione. E il 28 agosto, che era il nostro giorno dell'anniversario, il terzo anniversario di nozze, ho abortito per la settima volta. Quindi grande tragedia, e a questo punto niente, non sapevamo neanche più cosa fare, poi eravamo un po' così. Finché mia mamma quel giorno, insomma, mi guardò e mi disse: figlia mia, si può diventare genitori anche non sottoponendosi a tutte queste cose. E cioè, la cosa più bella è riuscire a amare i figli degli altri e non quelli propri. E quindi da queste parole abbiamo fatto un percorso diverso. Sono uscita dall'ospedale il 1 settembre, siamo andati al tribunale di Taranto. E niente, abbiamo deciso di fare questo percorso dell'adozione completamente diverso da quello che fino al giorno prima avevamo fatto. È stato un percorso tutto in salita perché dal momento in cui abbiamo presentato domanda è come se fossimo diventati genitori, perché sapevamo che da qualche parte del mondo c'era nostro figlio, non sapevamo dove, non sapevamo di che colore, non sapevamo niente. E quindi abbiamo iniziato questo percorso. Difficile, sì, perché si passa una serie di trafile, però sempre molto più felici rispetto al percorso che avevamo fatto prima. Quando ci hanno proposto il Kenya come nazione, perché i nostri due bambini sono del Kenya, ci siamo un po' guardati perché il Kenya è una procedura lunga che porta a stare tanti mesi fuori e quindi ci siamo guardati e abbiamo detto va bene, lo facciamo. Quindi io mi sono licenziata, ho troncato con il lavoro e abbiamo dato mandato per il Kenya. Il 17 luglio del 2009 ci è arrivata la chiamata. Ci è arrivata la chiamata che finalmente eravamo diventati genitori di di un bimbo di 18 mesi che si chiamava Jonathan. Il 31 luglio siamo partiti, abbiamo fatto le valigie e siamo partiti e siamo rientrati a marzo, quindi 9 mesi dopo. Mio marito faceva avanti e indietro dall'Africa perché comunque lavorava e io non sono mai, no, non ci si può allontanare dal paese, almeno un genitore non deve mai mettere neanche piedi fuori in un altro stato. E quindi niente, abbiamo preso una casa da zero, abbiamo affittato una casa, abbiamo comprato i mobili, quegli stretti necessari, tutto così. Eravamo partiti con una valigia e siamo arrivati là, abbiamo preso questo fagottino e quindi da qui è nata la nostra famiglia. Quando siamo andati in Africa, abbiamo vissuto l'Africa e è nato l'incontro anche con la Chiesa. Abbiamo visto là dove veramente c'è bisogno che la gente entra in Chiesa con il sorriso, con la voglia, cioè nonostante non abbiano niente, però hanno sempre qualcosa da chiedere grazie, cosa che invece qua non avevamo mai visto.
E quindi ci siamo avvicinati, abbiamo frequentato una chiesa inglese con delle messe bellissime e quindi è nata così la nostra famiglia. Lui rientra in Italia e io sto male, non mi sento molto bene, per cui dicembre, per cui vado da una clinica inglese. E pensavo di aver preso la malaria e quindi il dottore mi dice va bene, facciamo così, secondo me è incinta. E io dico no, non è possibile. Dico io sicuramente ho preso la malaria, perché eravamo stati sul lago Vittoria, avevamo fatto un po' di posti. E quindi lui mi dice vabbè, io ti faccio il test di gravidanza e lei si, nel frattempo le faccio anche il bettino della malaria, e quindi risulta essere incinta. Panico più totale, pianti più totale, questa gravidanza non la volevo assolutamente, perché mi avrebbe fermato l'adozione con Jonathan. Perché esiste purtroppo, non in Kenya, ma in Italia, una legge secondo noi non giusta, per cui se una donna rimane incinta durante un percorso adottivo, questo percorso termina. E siccome noi eravamo ormai diventati genitori di Jonathan, volevamo tornare a casa con lui. Lui era in Italia, lo chiamo, parte immediatamente nel giro di 2 giorni là. Che facciamo? Non diciamo niente a nessuno. Tanto sicuramente lo perderò come ho perso tutti gli altri, è la mia convinzione. E invece no, parlo con il mio avvocato, gli spiego la situazione, lui mi dice non dire niente a nessuno, non deve sapere nulla, soprattutto in Italia non deve sapere nulla, nessuno, che tu sei incinta. Facciamo di tutto per farti tornare prima a casa. Quindi, insomma, inizio le cure, non ho mai fatto una visita con niente, perché in Africa non è che ci sono le ecografie, non c'è niente. Sono tornata, che ero quasi a marzo, quasi al sesto mese. E quando sono rientrata in Italia, abbiamo, insomma, avevano preparato questa mega festa ai nonni di zii per Jonathan, e Jonathan ha detto ai nonni che mamma aveva un baby, un nuovo fratellino nella pancia. Quindi, fino ad allora avevo fatto tutte le cure possibili e immaginabili per riuscire a portare avanti una gravidanza. Questa gravidanza, senza nessuna visita, la prima visita l'ho fatta a 7 mesi, quindi dopo un po' ho partorito, un altro po', e è andata avanti ed è nato Emanuele. È qui che forse abbiamo capito che dietro di questo, dietro tutta la nostra storia, c'era un disegno, no? Cioè dovevamo diventare prima genitori di Jonathan per poi diventare genitori di Emanuele e così via. L'Africa ci hanno segnato tantissimo, per cui quando abbiamo deciso di avere il terzo figlio, abbiamo detto per noi è uguale, e quindi si ritorna là, perché là c'era tanta sofferenza, e quindi un bambino in meno tolto da quella sofferenza che c'era. E quindi abbiamo ripresentato domanda d'adozione, sempre per il Kenya. E siamo ritornati lì. E soprattutto è stato forse, a parte quello, forse soprattutto per dire a Jonathan che per noi o essere stato partorito o essere stato adottato era completamente uguale, quindi o essere nato dalla pancia o essere nato dal cuore, come diciamo a lui, era uguale, quindi la sorellina bisognava andarla a prendere. E abbiamo iniziato quest'altro percorso molto più difficile con la terza, che si chiama Nneke. Lo stesso, siamo partiti e ci aspettavamo una cosa molto più veloce questa volta. Uno, perché avevo già i 2 bambini. E seconda cosa, perché quando si ritorna in uno stato estero dopo aver già adottato, l'iter è molto più veloce. Quindi noi andiamo di nuovo là, partiamo tutti e 4, andiamo di nuovo là, ritroviamo un appartamento, ricompriamo tutto quello che dovevamo ricomprare. Iscriviamo i bambini a un college, perché ovviamente, e incontriamo la piccola. Tutto funziona bene per i primi 4 mesi, dopodiché c'è, ecco, l'incidente di percorso. L'incidente di percorso: a un certo punto vengono a casa e ci dicono che la bimba deve rientrare in orfanotrofio, perché
c'è una nonna, fantomatica nonna, che la rivuole. E quindi niente, lui era sempre in Italia, e riprende l'aereo veloce, rientra a Nairobi e la mattina seguente ci avrebbero tolto la bambina. Cosa fare, cosa non fare, a parte grandi pianti e soprattutto anche spiegare ai fratelli che quella era la sorella, perché noi dal momento in cui entrate in casa era vostra sorella, da oggi questa bambina non c'è più. E quindi, insomma, dovevamo trovare il modo. Erano due strade da percorrere. La prima era che, con tutto il dolore, se effettivamente c'era dietro una famiglia di origine, dovevamo fare un passo indietro, perché è così, funziona così ed è giusto così. Perché se c'è una nonna, una zia, un qualcuno di cui questa bambina può avere origine, è giusto che de non deve essere portata via con tanta sofferenza. L'altra era far riuscire a capire a noi e ai nostri bambini che dovevamo perderla. E quindi, Francia. E quindi niente. Cosa fare, cosa non fare? Chiediamo un incontro con queste persone, che però non ci viene permesso per due motivi, perché il nostro avvocato ci dice che saremmo facilmente corruttibili, perché purtroppo tutte queste cose vengono fatte per i soldi. E quindi prendiamo contatti, tra virgolette, attraverso altre, e chiediamo innanzitutto se questa bambina ha una mamma, che fine ha fatto questa mamma, e se effettivamente loro la rivogliono. Alla loro richiesta, no, noi non vogliamo, non possiamo prenderci cura di questa bambina, vogliamo che rimanga in orfanotrofio e la seguiamo da distanza. E allora a questo punto ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto: no, noi dobbiamo rientrare con lei. Poi sarà lei a decidere a 18 anni, a 16, se vorrà rincontrare queste persone oppure se vorrà, cioè, decidere quello che vorrà fare. E quindi cosa possiamo fare? Cosa possiamo fare? Bisogna fare causa. Bisogna fare un altro processo che possa togliere completamente la patria potestà, diciamo, da queste persone. E quindi abbiamo iniziato un processo sempre in Kenya, ovviamente, prendendo quindi con un tribunale kenyota, prendendo dei traduttori e tutto, eccetera, eccetera, per affrontare il processo. Durante il quale, insomma, eravamo un po', non ci avevano dato grandi speranze, perché purtroppo quando c'è una famiglia di origine viene sempre prima. Dopo tre udienze, invece, il giudice ci dice che queste persone non erano per niente in grado di Non prendersi cura, affidabili perché non erano comunque. affidabili, perché loro sapevano che la bambina era in quell'orfanotrofio anche prima del nostro arrivo e non se ne erano mai prese cura, e quindi sono stati accusati di abbandono, eccetera, eccetera. E quindi la bambina da quel momento è nuovamente adottabile, quindi da quel momento abbiamo dovuto riniziare il processo adottivo. Con molta forza, tenacia, siamo riusciti, insomma, a riportarla a casa con noi. Quindi questa è la conclusione del secondo viaggio. Siamo rientrati in Italia, abbiamo iniziato no normalmente insomma, la nostra vita, e a un certo punto, senza manco accorgere, è arrivato il quarto. Da un momento all'altro è arrivato il quarto, che è qui, e quindi basta, adesso siamo un po' così, siamo impegnatissimi perché il più grande ha 7 anni, poi 5 e 4 è lui, però non ci fermiamo, questo sappiamo, non ci fermiamo, siamo solo presi una pausa, abbiamo pensato di fare nuovamente domanda adottiva, però parlando con i giudici, insomma, ci hanno un po' sconsigliato di farla, perché per noi ritornare, ci sono pochi stati al mondo dove si può adottare con figli naturali. Questi stati sono momentaneamente o chiusi, come il Kenya, che è chiuso,
Oppure portano via, bisogna stare anche parecchio tempo e quindi noi non possiamo adesso permetterci nuovamente di stare fuori tanto tempo con quattro. Come adozione nazionale non c'è possibilità perché abbiamo già quattro figli e si dà le precedenze alle coppie che non ne hanno nemmeno nessuno e quindi va bene, adesso continuiamo così, adesso che aspettiamo un altro po' che loro crescano e poi Vediamo. 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 Ci ha cambiato la vita non soltanto perché siamo diventati mamma e papà, abbiamo costruito questa famiglia. Ci ha cambiato la vita totalmente perché l'Africa ci cambia totalmente. Non siamo più quelli di prima. E quando siamo rientrati abbiamo avuto tanta difficoltà di nuovo nel relazionarci agli altri. Perché ci sembra tutto superfluo, perché non siamo più disposti a. Dovevamo cambiare la cucina perché la nostra era vecchia e quando siamo rientrati dall'Africa la nostra ci piaceva perché era così, perché ce l'avevamo la cucina, perché avevamo visto gente che non ce l'aveva. E ci sembra assurdo spendere soldi per tanti soldi per un vestito, ci sembra assurdo tutto, no? E loro questa cosa lo sanno, la sanno e la vivono quotidianamente, anche se per me e per lui come mamma diventa più difficile, no? Quanti regali di Natale? Uno. Mamma, perché? Perché uno? Perché con gli altri soldi noi abbiamo da fare altre cose. Quali cose? Abbiamo promesso a una signora che abbiamo incontrato lì, che ci ha aiutato, che è stata con me, mi ha aiutato nei periodi dove lui non c'era, che avremmo aiutato i suoi figli a studiare e quindi è una promessa e va mantenuta. Siccome noi lo stipendio è quello, da una parte devono uscire i suoi soldi. Quindi ci ha cambiato proprio tutto radicalmente, ci ha cambiato perché non si butta cibo, non si può buttare cibo. E quello che ti metti nel piatto lo devi mangiare, scegli tu la quantità che vuoi, ma la devi mangiare. Non, cioè, cose che magari non avremmo fatto come genitori prima di aver visto quello che abbiamo visto là. La casa è dove siamo noi tutti, cioè non è il luogo dove si vive, ma è lo stare insieme. Ci è capitato anche di dover partire in fretta e di lasciare di nuovo la nostra casa per andare a lavorare da un'altra parte. La casa era il fatto di stare insieme, cioè nel senso, è come Non se ha muro, non avessimo non dimore c'aveva nulla. fisse. Quando siamo ritornati dall'Impiego, dopo 2 mesi, ho avuto una nomina su a Padova e in una notte ho messo i bambini in macchina e siamo andati su a Padova. Questo un anno fa. Lui lo stesso, i primi giorni si è messo in aspettativa e abbiamo organizzato, siamo andati in albergo, abbiamo organizzato un po', ci siamo appoggiati a casa di suo fratello, abbiamo ripreso nuovamente una casa in affitto e siamo rimasti là per 6 mesi. Io ho fatto tutto l'inverno a scuola finché poi non sono rimasta incinta di Francesco e quindi siamo ritornati qua. E lui era a casa con i bambini, guardava i bambini, i nonni ci hanno aiutato, una nonna è venuta su, ha tenuto gli altri bambini perché non andavano a scuola, l'anno scolastico è iniziato. Another summer day has come and gone away from Paris and Rome. But I wanna go home. Maybe surrounded by a million people, I still feel all alone.